Buongiorno a tutti. Felpettina come sempre degli amici perché dobbiamo parlare di un po' di notiziole, tre notiziole veloci, veloci da leccarsi le orecchie. Naturalmente vi ricordo questa sera l'appuntamento col Gigione, le dirette del Gigione. 21:30, 22 partiamo e poi andiamo a ruota libera. Detto questo, tre notizie. Una chiamiamola positiva, le altre due sono tristissime. Sono notizie di circa poco più di un mesetto fa, che magari pochi conoscevano, perché non sono, però lasciano comunque basiti. Ahimè, la prima è veramente molto molto triste. La piccola Emma Mertens non ce l'ha fatta. È morta la bambina di 8 anni del Wisconsin che combatteva contro una rara e inoperabile forma di tumore al cervello che le era stata diagnosticata nel gennaio scorso. Io quando ripeto, lo continuerò a dire, quando sento queste cose, rimango sempre basito e mi chiedo perché, e il perché non c'è risposta. Si è spenta tra le braccia di sua mamma e le mie, ha combattuto con tutte le sue forze, ma era tempo di tornare a casa e lasciarsi alle spalle il dolore. Nelle sue ultime ore le abbiamo raccontato quante persone la adoravano e che era il momento giusto per andare. Ci mancherà moltissimo. Con queste parole il padre della bambina ha dato l'annuncio della morte della piccola. La storia della piccola Emma aveva fatto il giro del mondo grazie alla sua enorme passione per i cani. Cani che, come raccontato dai familiari, le hanno dato forza nei giorni difficili della malattia. Non a caso i genitori avevano lanciato un appello sui social network chiedendo a tutti di mandare le foto dei loro amici a quattro zampe alla bambina, affinché Emma si sentisse circondata dall'amore di tante persone e dei loro cani. Quell'appello, partito da una città di circa 14.000 abitanti, è diventato virale ed era stato ripreso dai media di tutto il mondo. E in poco tempo Emma aveva iniziato a ricevere centinaia di migliaia di foto di cani da tutto il mondo. Cani che le restituivano il sorriso, ma purtroppo non le hanno permesso di continuare a vivere. Vale, io ripeto, quando sento queste cose qui con i bambini piccoli, rimango sempre senza parole, ecco, il termine esatto è senza parole, mi resta sempre quel perché a cui nessuno può rispondere. Veniamo al secondo quesito, con tutti i problemi che ci sono nel mondo, soprattutto i problemi in Europa, abbiamo questo nuovo problema. Comunque, l'Italia ha detto no all'abolizione dell'ora legale. Come richiesto dall'Unione Europea, dal 2021 ogni paese dovrà decidere se adottare per tutto l'anno l'ora legale o quella solare. Ma il governo italiano ha depositato a giugno a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni, e l'esecutivo Conte Bis non ha presentato, fortunatamente, modifiche al documento. Il rischio che andassero a fare una leccatina e a dire no, l'ora legale la togliamo. Come riporta il Corriere della Sera, tre sono i motivi che hanno portato l'Italia ad effettuare la scelta di continuare con 6 mesi di ora solare e 6 mesi di ora legale. Punto primo, mancanza di valutazione sui vantaggi e svantaggi. Prima perplessità espressa dall'Italia nel position paper dell'Italia riguarda la mancanza di una valutazione di impatto dalla quale si possa evincere in modo esaustivo il quadro dei vantaggi e degli svantaggi. Mancherebbero dunque prove scientifiche che quei due piccoli cambiamenti di fuso orario possano davvero danneggiare l'equilibrio psicofisico. La questione economica. Il secondo dubbio, e forse il più importante, è quello relativo all'aspetto economico. Grazie all'ora legale, che per 6 mesi l'anno ci consente di accendere le luci un'ora dopo, l'Italia e gli italiani risparmiano soldi. Al paper depositato a Bruxelles, il governo non ne ha allegato un altro, preparato da Terna, il gestore dei tralicci dell'alta tensione, che quantifica questo risparmio in 100 milioni di euro all'anno.
La terza e ultima perplessità è relativa alla possibilità che le singole scelte degli Stati membri possano creare un mosaico di fusi orari con il rischio di non garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Ecco, questi devono pensare sempre al mercato interno. Si vorrebbe fare ordine, ma c'è il rischio di aumentare il caos. Per questo l'invito dell'Unione Europea potrebbe non rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà. La discussione a Bruxelles nei prossimi mesi avverrà nelle sedi del Parlamento e della Commissione Europea, anche se attualmente a Bruxelles la questione non è prioritaria, e meno male, questo lo aggiungo io, considerata anche tormentata dalla squadra di Ursula von der Leyen. I paesi del nord sono contro l'ora legale, perché da loro d'estate fa buio più tardi e non hanno bisogno di spostare le lancette in avanti per risparmiare sulle bollette. Quelli del sud, come l'Italia, sono a favore del doppio fuso che abbiamo adesso, perché ci fa guadagnare un'ora di luce nelle sere d'estate e ce ne fa recuperare un'altra nei mattini d'inverno. La battaglia andrà avanti e non si possono escludere rinvii. Cioè, rendiamoci conto come siamo messi con tutti i problemi che ci sono. Cioè, signori miei, non è mica un problema. L'Italia risparmia 100 milioni, ce ne date 200, noi non mettiamo più l'ora legale. Siccome 200 milioni non ce li danno, e comunque se ce li danno, se li mappappano, che sapete voi, è meglio che magari ci teniamo la nostra oretta legale. E su al nord, come si suol dire, molto al nord, non la mettono. Vorrà dire che ci sono 2 ore tra Milano e, che ne so, Copenaghen. Anziché essercene una di fuso, ce ne sono 2, sempre che ci sia il fuso tra Milano e Copenaghen. Vale, passiamo a un'altra, ahimè, triste notizia, sempre di metà novembre. Tragico incidente al casello autostradale di Rosignano, in provincia di Livorno. Un'auto si è schiantata poco prima delle 3 contro una delle barriere poste tra le postazioni di riscossione dei pedaggi del casello autostradale all'ingresso della A12. L'uomo alla guida dell'auto è morto dopo il violentissimo impatto. La vittima è Fernando Feleppa, poliziotto di 57 anni, originario di Benevento. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire con esattezza, perché non si riesce a capire. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto, completamente distrutta, sia finita contro una delle barriere poste tra le postazioni di riscossione e pedaggio mentre procedeva in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza di Cecina con il medico del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere della sua auto. Il medico ha potuto solamente constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale di Rosignano e di Livorno per i rilievi e gli accertamenti del caso. Spetterà loro la ricostruzione del tragico incidente. Io preferisco non fare commenti e non ho voluto approfondire. Vi do questa triste notizia perché comunque Nando, come lo chiamavano affettuosamente gli amici e i colleghi, aveva dedicato una vita intera alla polizia, ricoprendo vari ruoli nella stradale. Negli ultimi anni aveva fatto l'autista per l'allora comandante Bruno Agnifili, per poi passare a ricoprire lo stesso ruolo al servizio del prefetto Gianfranco Tomao. E proprio rientrando da un viaggio di lavoro da Roma, Feleppa è deceduto schiantandosi contro lo spartitraffico del casello autostradale. Una perdita che ha lasciato sgomenti gli amici e colleghi di sempre. Era l'amico di tutti, ricordano i colleghi, una persona come poche che aveva fatto della divisa la sua famiglia. Nella tarda mattinata è arrivato il messaggio di cordoglio, quindi ormai un mese fa, del questore di Livorno Lorenzo Suraci. Oggi per tutti noi è un tristissimo giorno. Stamattina arrivare nei nostri posti di lavoro ed apprendere la sconvolgente notizia della tua scomparsa, violenta e prematura. Il questore Suraci e tutto il personale della Polizia di Stato di Livorno si stringono intorno al dolore della famiglia e di tutti i colleghi, ma soprattutto amici, e ne aveva tanti messo tra parentesi, che in questi lunghi anni hanno saputo apprezzarti. Ciao Fernando, che la terra ti sia lieve. Quindi
una bravissima persona che va a andare in contrasto contro tutto quello che certe persone dicono delle forze dell'ordine, dei carabinieri e tutto quanto. Purtroppo in tutte le famiglie c'è una piccolissima percentuale di piccolissime pecore nere, ma la maggior parte della gente che ha una divisa sono persone, soprattutto per bene, che meritano il massimo rispetto. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, e vorrei dare qualche bella notizia. Siamo sotto Natale, ma le notizie sono sempre queste. Speriamo nei prossimi giorni, visto che avrò un attimino più di tregua col calcio, anche se c'è tanta roba lo stesso, di riuscire a fare tanti bei video di notiziole e tra le, non dico centinaia, ma tra le decine di notizie che ho da qua, da metà novembre a oggi, da darvi, di trovarne parecchie anche positive, non solo a me. Queste poco allegra. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo ai prossimi video e vi ricordo l'appuntamento questa sera con la diretta col Gigione. Ciao!